chiamo sul palco il rappresentante di una delle realtà più importanti che partecipano proprio a questa serata, al nostro evento, per discutere di alcuni dei temi più caldi e di attuali che riguardano proprio il panorama imprenditoriale italiano. Abbiamo voluto dedicare a questa intervista, insomma, testimoniata proprio anche dalla presenza di queste due sedie, con un titolo speciale, ovvero Valore e Know-how, energie rinnovabili per un futuro più green, quindi focus dedicato alla sostenibilità, alle risorse energetiche che sono sicuramente di estrema attualità. E allora io do il benvenuto sul palco a Fabrizio Aniello, che è COO e founder di ACN Contract. Eccolo che arriva, grazie per essere con noi e benvenuto. Facciamo accomodare sul nostro palco. Lascio il palco e buona intervista, ci vediamo dopo. Valentina, ci rivediamo più tardi perché poi ci sarà il momento della celebrazione della premiazione. Però appunto durante queste serate noi vogliamo proprio dare spazio a degli argomenti che sono cruciali, che sono un po' al centro dell'attenzione dell'attualità, non solo economica, proprio di business, ma l'attualità mi verrebbe dire per tutti, no? Perché poi insomma sarebbe troppo limitativo e limitante pensare che riguardi solo le imprese come tutti voi che siete qui, e soprattutto come in questo caso, perché parliamo di energie rinnovabili, un futuro più green. La parola futuro purtroppo oggi a volte è un po', come dire, contrastata dagli eventi che stanno accadendo, ma noi dobbiamo cercare di guardare oltre. Su questo è d'accordo? Lei ha il microfono lì, perfetto. Sì, grazie. Giusto per partire, no, con questo, è d'accordo? Bisogna guardare oltre. Grazie innanzitutto per l'ospitalità. Sì, è un tema caldo, lo ribadiamo dal 2006 quando siamo partiti in questa attività, abbiamo spostato il nostro core business proprio nell'attività di sviluppo e realizzazione di impianti fotovoltaici. È un tema caldo, scusatemi, perché oltre a quello che sono stati gli avvenimenti ultimi, tipo lo scoppio della guerra in Ucraina, che ci hanno fatto aprire un po' gli occhi, no? Diventare indipendenti a livello energetico ad oggi è un qualcosa di essenziale, un qualcosa che dà anche sicurezza a livello, proprio di sicurezza nazionale parliamo, perché non possiamo più dipendere da altre nazioni per quanto concerne la fornitura di energia elettrica, no? Abbiamo in Italia la fortuna di avere il sole, di avere grossissime potenzialità di sviluppo, e quindi dobbiamo approfittare proprio di questo, di sviluppare e di far crescere le aziende che in questo momento stanno facendo di tutto per arrivare a raggiungere gli obiettivi dettati da insomma accordi che prevedono che già dal 2030 dovremo a produrre il 70% di quello che è il consumo nazionale di energia elettrica. Quindi per raggiungere questi obiettivi c'è bisogno di accelerare, ovviamente, perché non sappiamo ad oggi se abbiamo il concetto di Stato che supporta tutte le aziende che sono incolonnate per avere i permessi autorizzativi per la realizzazione degli impianti. Quindi ci sono stati movimenti statali che hanno sempre più acclamato questo concetto, ma nella realtà abbiamo bisogno di sbloccare quelli che sono gli iter autorizzativi per raggiungere i nostri obiettivi, proprio come sicurezza nazionale, primo punto. Secondo punto, anche per un concetto di consumatore finale, perché non a caso si mormora e le previsioni di continui aumenti di costi di energia elettrica all'utente finale sono dettati anche, oltre che l'Ucraina, dallo scoppio della guerra, della crisi mediorientale, certamente. Quindi siamo obbligati a educare l'utente finale, perché c'è ancora molta
ignoranza, perché i messaggi che passano dai media, i messaggi che passano dalle TV sono diseducativi in questo momento. Non è un concetto di occupazione di suolo pubblico, non è, approfitto e vado un certo. po' fuori binario, ma colgo questa occasione per sollecitare messaggi in uscita, soprattutto dai media, educativi a tali propositi, non diseducativi e non politici e non a favore di lobby che magari ancora pretendono per energie. Lei ha detto tante cose importanti. Intanto parlavamo di futuro e ha citato la data effettivamente del 2030, che è domani, no? Potremmo dire così, perché insomma non manca tantissimo, dobbiamo accelerare, non a caso lei ha detto questo. E poi insomma, quando si crea un precedente dovrebbe fornire gli elementi affinché si formi l'esperienza, speriamo che sia così, perché quando parliamo di indipendenza energetica, insomma, ci siamo accorti con lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina che forse per tanti anni abbiamo sbagliato, ora ci stiamo rendendo ancora più conto, perché se quello che sta succedendo in Israele dovesse espandersi, potremmo subirne ancora una volta le conseguenze, a meno che appunto l'accelerazione di cui lei parlava portasse poi effettivamente a dei risultati. Però è il tempo di non perdere più tempo, ecco, mi verrebbe da creare assolutamente sì. questo slogan. E peraltro nel vostro settore, che lei ha già descritto molto bene, le politiche green e la rivoluzione tecnologica procedono di pari passo. Come, insomma, associare i due aspetti? Ma la politica green può tracciare un, diciamo, un obiettivo, no? Un percorso da fare. Quello che la tecnologia ci offre, ma non perché ci offre in automatico, c'è cioè un lavoro globale dietro certo. all'evoluzione, no? Quello che ci offre la tecnologia ad oggi è il mezzo per raggiungere determinati obiettivi. Quindi non voglio annoiare nessuno, ma faccio un esempio, no? Io sono partito da venditore di impianti fotovoltaici industriali e diciamo ad uso abitativo, no? Quando nel 2006 nominavo la parola fotovoltaico, dall'utente finale credevano di stessi vendendo un raggio fotonico o qualcosa del genere. Un kilowatt di impianto fotovoltaico costava 7.000 euro, occupava ben 20 metri quadri. Ad oggi siamo arrivati a ridurre i costi di tantissimo e ad occupare spazi talmente tanto meno ridotti che veramente abbiamo fatto dei passi. A pensarci nel 2006 non sarei mai stato capace di descrivere quello che poi realmente è successo. Abbiamo rivoluzionato totalmente quello che era lo start, i costi e la produzione di un impianto stesso. Faccio un esempio del fotovoltaico perché è il più eclatante. Come abbiamo studiato e quotidianamente con il nostro team progettiamo, sviluppiamo nuove idee, ad esempio sull'agrovoltaico, che è un'innovazione, a noi ci puntiamo tantissimo, è un'innovazione che può portare talmente tanti benefici che ci metterei due giorni a spiegarli, certo. no? Dall'evitare lo sperpero e il consumo dell'acqua nell'irrigazione del terreno, ma nebulizzando l'acqua sulle coltivazioni, meccanizzando determinati sistemi, incrementando quello che è la redditività dell'azienda agricola, no? Che molto, molto probabilmente, lo sappiamo tutti, molte aziende ad oggi hanno due grandissime difficoltà, quella di trovare la manodopera e quella di sostenersi, no? Quindi noi, oltre a incrementare quello che è il reddito dell'imprenditore agricolo, andiamo anche a meccanizzare determinate lavorazioni. Potrei parlarne per due giorni, ma non voglio annoiare nessuno. No, vabbè, ma poi queste serate sono fatte appositamente per poi continuare a parlare di questo, no? Anche durante la cena, insomma, le famose PR, che adesso forse potremmo chiamare anche in altri modi per essere più moderni, ma insomma la sostanza è quella, quindi vedrà che sicuramente ci sarà modo di continuare a parlarne, anche magari in altre sedi, anche attraverso le fonti TV, perché no? Però in chiusura, dottor Aniello, l'innovazione ovviamente è la caratteristica delle imprese che vogliono spiccare, che vogliono farsi notare, però è indubbiamente una condizione ormai imprescindibile.
E allora le chiedo quali sono le sfide che state in qualche modo accogliendo e raccogliendo, magari anche quelle più complicate, però anche quelle che potrebbero darvi più soddisfazione, no? Cercando di capire come abbiamo detto all'inizio, quindi torniamo con questo movimento circolare, guardando oltre. Sì, come dicevo, l'innovazione è il cuore di questa attività delle aziende che come noi operano in questo settore, ma penso come tutte le aziende ad oggi in Italia devono innovare, devono controllare i costi, insomma sono meccanismi, chiamiamoli, fondamentali ad oggi per dare qualcosa in più al cliente finale fondamentalmente. Ma quello che è fondamentale a nostro avviso è fare qualcosa, cerchiamo di fare qualcosa per tramutare le avversità, le difficoltà, le sfide in opportunità. Oggi abbiamo una grandissima opportunità. L'opportunità che abbiamo oggi è quella di migliorare il nostro ecosistema, migliorare il mondo, fare effettivamente questa transizione energetica, no? Sì. Io ho una frase in mente che porto dentro di me da sempre: non abbiamo ereditato il mondo dai nostri genitori, l'abbiamo preso in prestito dai nostri figli. Quindi lasciare un pianeta alle prossime generazioni che sia quantomeno un po' più vivibile rispetto a quello che è diventato ad oggi in alcune zone del mondo è una cosa che è certo minima che possiamo fare. Mi verrebbe da dire che almeno sia possibile un po' da governare, no? Non dove non si può accedere perché è stato lasciato in condizioni pietose, ecco, giusto per non girare intorno alla questione. Ma infatti non a caso il nostro titolo di questo incontro portava la parola valore, questo è, no? Il termine intorno al quale dobbiamo ruotare. E poi mi sono segnata anche migliorare, quello che ha detto lei, che è sempre parte di una ricetta perfetta. Io la ringrazio moltissimo, ringraziamo e facciamo un applauso a Fabrizio Aniello, ACN Contract, CEO e fondatore. E insomma, le auguro un buon proseguimento di serata. Grazie. Anche approfondendo questi temi. Grazie davvero. Grazie a Fabrizio Aniello.